Ciao e ben ritrovato amico del Buddha e del Buddismo, grazie a tutti coloro che ci sostengono attraverso Patreon, attraverso delle donazioni o condividendo i nostri video. Mi raccomando, clicca mi piace, iscriviti al canale e fammi sapere attraverso i commenti cosa pensi. Ma entriamo subito nell'argomento di oggi. Oggi ti voglio parlare di un'altra questione che è sempre presente nelle domande che mi vengono poste. Perché vedi, da quando ho cominciato questo ciclo che io definisco di meditazione, anche se altri le chiamano guide, molte persone hanno preso a scrivermi per pormi le domande più diverse. Molto spesso, purtroppo, però, leggendo le loro mail o i loro messaggi, mi rendo conto che anche se sono convinti di praticare il buddismo da molti anni, in realtà non hanno proprio le basi dell'insegnamento del Buddha e allora tutto è molto più complicato per loro. Probabilmente hanno praticato e praticano un particolare tipo di buddismo che non si sa perché tende ad escludere tutto ciò che non rientra nella visione propria di quel tipo di buddismo. E allora succede che si ritrovano a provare ad andare sul tetto senza l'ausilio di una scala, senza rendersi conto, senza considerare che se vuoi andare sul tetto o impari a volare o sul tetto ti ci devono calare dall'alto, perché altrimenti sul tetto non ci arriverai mai. Queste persone, ho notato, che purtroppo rifiutano in toto una pratica che, anche se non è prerogativa solo del buddismo, in realtà ha caratterizzato il buddismo. E l'avrei già capito, questa pratica è la meditazione. La meditazione, è bene che tu sappia, che non è una religione. Praticare la meditazione non significa convertirsi o uscire dall'insegnamento che normalmente pratichi. Ma la meditazione è un'esigenza umana, un'esigenza fisica che l'essere umano ha per non lasciarsi andare, per non perdersi nella confusione del mondo. Fra l'altro, la meditazione è usata anche da decenni nel cristianesimo e sono diversi i centri cristiani che praticano e insegnano la meditazione. Ma nonostante questo, quando si parla di meditazione, molti storgono il naso e non si accorgono che questo è come tifare per una squadra e non condividere i colori, non so, della maglietta, non condividerne il gioco, insomma, tutto ciò che comporta quella squadra. In altre parole, è come comprare una macchina, fare molti sacrifici per comprarla, una macchina che non ti piace, ma tu la compri solo perché altri ti hanno detto che è giusta per te, ma ti rendi conto? Purtroppo non si rendono conto che è esattamente così. E allora vivono le loro vite nascondendosi, nascondendo proprio il loro pensiero, il loro cuore, e vivono come quel vegetariano che quando nessuno lo vede si mangia una bistecca. In altre parole, se vuoi andare per funghi o a fare una passeggiata in campagna, non ti vesti come se andassi al mare, ma questo perché? Perché altrimenti potresti anche essere in pericolo se vai in un bosco con l'infradito. Non c'è buddismo senza meditazione. La meditazione ha permesso al Buddha di raggiungere l'illuminazione. Per praticare la meditazione, poi, non ti serve incontrare un guru o andare in India o fare corsi incredibili, perché ci sono vari tipi di meditazione e noi occidentali non possiamo sempre scimmiottare gli orientali se vogliamo davvero non renderci sempre ridicoli. Gli orientali hanno diverse abitudini dalle nostre. E allora, se non vogliamo partire da una posizione di svantaggio, dobbiamo vivere come gli orientali, ragionare come gli orientali. Ma allora io mi chiedo, ma perché rifiutare la nostra natura
e venderci così a poco prezzo, capisci? A dimostrazione di quanto questo punto sia fondamentale per il nostro benessere psicofisico, voglio farti ascoltare un capitolo di un mio libro dedicato proprio a questo problema. Il libro è La meditazione non è religione, che molti di voi conoscono, ma se non la conosci, se non lo conosci questo libro, ti consiglio davvero di cuore di leggerlo, perché non hai idea di quanti problemi ti risolverà. E forse te ne renderai conto ascoltando le parole di questo capitolo, che io voglio presentartelo così nella versione originale, che è poi la versione in audiobook che puoi trovare sul nostro sito e su tutti gli store della rete. Fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi quando l'ascolterai. Adesso buon ascolto. Ogni nostro pensiero lascia una luna nel nostro corpo. Questo può essere un senso di disagio o contrazione. Lo stress porta un gran dispendio di energia proprio perché provoca numerose tensioni, portandoci a vivere inconsapevolmente con i pugni chiusi. Guardiamo il nostro abito, ma non il nostro corpo. Nascondiamo talmente tanto bene le nostre tensioni che raramente ci rendiamo conto di quanto viviamo vite tese come corde di violino. Non lasciarti schiacciare da questo peso che ha davvero la possibilità di farti del male, perché non ne sei consapevole. Come liberarci però da questa tensione inconscia che viviamo? Osservando il tuo corpo con l'occhio della mente. Basta portare la nostra attenzione al nostro corpo per percepire la tensione che portiamo come bagaglio nei nostri giorni. All'inizio, non ancora pratico della concentrazione, riuscirai a rendertene conto solo in parte, ma continuando a fare questo semplice esercizio, ti accorgerai di riuscire ad andare sempre più a fondo fino ad arrivare a percepire la tensione come una specie di muta subacquea che ti costringe nei movimenti. Quando si sta male psicologicamente, raramente il nostro fisico è pienamente in salute. Tutto è collegato. Lo stesso vale certamente anche nel senso contrario. Un fisico ben allenato produce sulla mente una sorta di balsamo. Non essere nel nostro peso forma o avere preso molti chili non influisce soltanto sull'aspetto fisico e sulla salute, ma anche sopra ad ogni altra cosa sul nostro stato vitale. Apparentemente appariamo in salute e lo siamo, ma la nostra mente non lo percepisce in questo modo, lanciandoci un segnale di disagio. Puoi fare questo semplice esercizio ovunque ti trovi. In ufficio puoi metterti in una posizione meno disordinata e cominciare ad osservarti. Non occorre che chiudi gli occhi. Inizialmente porta la tua attenzione alla parte inferiore del corpo. Vedrai che questa semplice osservazione ti porterà a scaricare molte delle tensioni che hai accumulato fino a quel momento. Portare l'attenzione alle gambe funziona come una sorta di presa a terra che scarica tutte le negatività. Prova a pensare alla pianta dei due piedi, ora, mentre stai leggendo. Ti accorgi che funziona proprio così? Ricorda che questo è un esercizio al quale ti ci devi dedicare. Ti sarai certamente reso conto che non è così semplice come appare, ma ti regala una specie di superpotere da sfruttare ogni qualvolta vorrai o ne avrai la necessità. Dapprima
Non essere troppo preciso nell'osservazione e accontentati di portare la tua attenzione ad una determinata parte del tuo corpo, quella inferiore o quella superiore. Poi, via via che diventerai più esperto, potrai permetterti di andare più nello specifico e allora osserverai le mani, le ginocchia, il viso, proprio come l'obiettivo di una telecamera che stringe sul soggetto da inquadrare. Ricorda che devi limitarti soltanto ad osservare. Non devi provare a sciogliere la tensione, perché questo ti porterà a crearne di nuova, ottenendo così l'effetto contrario. La tua osservazione produrrà sulla muscolatura un'interruzione della tensione. Non subito, ovviamente, ma da subito. Più imparerai a stare sull'osservazione, più i tuoi muscoli si rilasseranno e il tuo stato vitale di conseguenza si alzerà. Continuando ad osservare, sarà proprio la tua muscolatura che rilascerà la tensione in modo naturale. Ti sorprenderà quanto stare sull'osservazione si trasformerà in una sgranchita dalla tua parte osservata. Poi, quasi all'improvviso, la tensione lascerà la sua presa. Più diventerai esperto, più ti basterà davvero poco tempo per rilassarti. Imparerai presto la grande efficacia di questi esercizi e i disparati casi nei quali applicarlo. Non ti preoccupare se ti trovi sul tram, in taxi o in aereo. Porta la tua attenzione al corpo e il processo comincerà. Ecco qua, mi auguro che ti sia piaciuto, che tu l'abbia trovato interessante. Mi raccomando, ricordati di scrivermelo nei commenti. Ciao e risentirci alla prossima.